Professor Settis, lei ha lanciato un manifesto per la cultura, per rilanciare il paese, è così? Io credo che la cosa più importante è ricordarsi che la cultura non è un segmento, un fatto di nicchia. Non siamo in un paese in cui gli insegnanti difendono la scuola, gli studiosi dell'arte difendono i musei e così via. Queste cose fanno parte di un orizzonte dei diritti esattamente come il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto alla libertà, alla democrazia, all'uguaglianza. Se non capiamo questo, la cultura non sarà mai un motore per il rinnovamento del paese, ed è un rinnovamento di cui il paese ha un grandissimo bisogno, che dalla cultura, dalla consapevolezza critica di quello che siamo stati e che possiamo essere nel futuro, dovrebbe partire. Ecco, a suo parere, cosa dovrebbero fare adesso i partiti, visto che lei ha lanciato un manifesto in 15 punti che parte dalla Costituzione? Io credo che i partiti, a prescindere dal mio manifesto, dovrebbero leggersi, gli apparati di partito dovrebbero studiare, leggere la Costituzione, ricordarsi che prima di cambiarla occorrerebbe applicarla. Abbiamo una Costituzione che continuiamo a lodare esteticamente, diciamo che è la più bella del mondo, ma poi ce la dimentichiamo. Anziché dire che è la più bella del mondo, proviamo ad applicarla in tutte le parti, e sono molte che non sono applicate. Basti ricordare il diritto al lavoro che c'è nella Costituzione e che è il diritto più dimenticato fra tutti, i milioni di giovani disoccupati lo sanno molto bene.